Sono qua per invitarvi in Giamaica, raccogliendo subito la richiesta a Giamada, ecovillaggio sostenibile, che non è più un sogno, grazie al design thinking con altri amici e con altre persone, è un progetto. Il mio sogno è creare uno spazio che sia economicamente sufficiente, perché si trova in Giamaica, costa sud, Treasure Beach, 9 ettari vista mare, 800 metri a piedi, in comunità con dei giamaicani. Quindi un progetto dove non è troppo tardi per fare turismo sostenibile, quindi la visione economica profit è realizzare attività di sviluppo personale, retreat di ogni tipo con maestri che vengono dall'Italia o dal mondo. E con queste attività è turismo esperienziale per i turisti, soprattutto americani e canadesi che vanno là, che io vorrei che diventassero come noi esperti di cultura, di gastronomia, di benessere, qualità della vita buona e sana. E quindi con le attività per i turisti finanziare l'attività di formazione agli agricoltori giamaicani che sanno fare una cosa che sapete tutti, che però non si mangia, e quindi i prodotti tipici, diciamo, bisogna un po' rivalutarli. Io sto già facendo attivamente spaccio di semi e una serie di cose. Quindi, io porto pomodori, lattuga, erbe aromatiche e spezie. Quindi con le attività dedicate ai turisti finanzieremo le attività dedicate alla formazione delle donne, delle ragazze, per diventare piccole imprenditrici, cosa che ho già fatto con alcune persone. Sono 4 anni che vado là tutti gli inverni, sono lì, se mi volete venire ad aiutare subito, da novembre ad aprile sicuramente, e il mio obiettivo è fare in modo che diventi autosostenibile. Quindi i coltivatori fanno permacultura, con la permacultura creiamo cibo che condividiamo con i turisti, invitiamo ecovillaggisti di tutto il mondo a venire a insegnare le cose noi del primo mondo che sappiamo fare, adeguandole al terzo mondo, creando sharing economy, queste cose fighe che adesso vanno di moda, in cui io credo molto, che sarebbero la fusione della nostra cultura un po' hippie con la struttura manageriale. Io da anni faccio contaminazione e siete tutti invitati a farla con me.